idea. And I know that it sounds crazy, I just wanna see ya. Who I gotta ask you, you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Woo! I could feel the tension, I could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship, I can keep you thinking. But yeah, do I got a convention that we're shooting for the sleep? It'll only be a couple hours, I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind, can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. You only think I'm thinking about just you and I. Cause I can't get you off my mind, can't get you off my mind. Yeah, I can see me get you off my mind. Let's get lost tonight, let's get lost tonight. Baby, you, I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight, let's get lost tonight. Let's get lost, I can't seem to get you off my mind. Buongiorno! No, what are you doing? Buongiorno! Oh, sorry, we're gonna throw a little bit of English there. Hola, buenos dias! Ciao a tutti ragazzi, buonasera, perché in Italia non sono assolutamente le 9 di mattina, ma sono le 18. Come va? Lui è Marco Sonzini. Ciao! Uno dei nuovi angeli che mi hanno aiutato a fare questo disco. Gli ho rubato un po' di tempo, adesso lui andrà a lavorare sulle sue cose, non lo disturbiamo più. Come va? Are you doing if you're on this side of the world? Como estamos? Buenos días, si están en México, en Argentina, en Latinoamérica, si estáis en España, pues ya tenéis todo el domingo, todo no, parte del domingo. Siamo qua, una nuova diretta, abbiamo moltissime cose da dire, noi ci stavamo divertendo a cantare questa, lo sapete che ogni tanto canto canzoni di altri cantanti, ma insomma, è così, sono fatto così. Hi from Miami! Buon domingo, buona domenica! Buenos Aires en la casa, ciao! Come va? Che combinate? Io ho tantissime novità delle quali parlarvi, siamo in studio, stiamo mixando il disco on the go, work in progress, we are mixing the album, stiamo mezclando il disco in italiano, il disco in español, ya estamos listos. Tante novità, tour, cose nuove, eccetera, eccetera. Tour, vogliamo partire dal tour? Partiamo dal tour. Come sta? C'è chi lavora? Ok, partiamo dal tour. La prima cosa che voglio dire è... Sono due le cose che voglio dire. Tutti mi chiedono cosa sta succedendo a Bari. Bari, ragazzi, arriviamo a Bari. Ci sarà la data a Bari, non vi preoccupate. L'unica questione è riguardante le concessioni, parlo di cose tecniche, concessioni di stadio. Non si capisce bene che spazio ci daranno. Abbiamo chiesto il permesso di suonare a Bari. E le cose vanno un po' lentamente, ma succederà, quindi ci sarà Bari, ti aspettiamo in Sardegna, io arrivo, come avete visto. Seconda questione, so benissimo, voglio salutare gli amici di Bologna, perché il concerto al Dallara era diventato un appuntamento nostro, personalmente del cuore, e purtroppo non ci è stata data la concessione per lo stadio Dallara quest'anno. Ovviamente non è dipeso da me o da Live Nation, abbiamo chiesto la concessione, ma purtroppo lo stadio non ci è stato concesso. Quindi quest'estate non ci vediamo, ma la promessa è assolutamente di vederci molto presto a Bologna. Ragazzi, Bologna non può mancare, Bologna non si discute, come dice il mio amico Luca Carboni. Vieni a Napoli, certo, assolutamente sì. Le date sono online, le potete vedere. For those who cannot understand a single word of that. Palermo, stessa cosa, ragazzi, non ci danno la concessione per lo stadio. Spendo un minuto per questa cosa. Quando vedete
che alcune città non sono coperte, non siamo noi cantanti a non voler andare, è che non ci sono gli spazi o non ci concedono gli spazi. Ovviamente io amo profondamente Palermo, come amo profondamente Bologna, e a volte succedono queste cose, quindi non dipende da noi, ecco, è importante che lo sappiate. A lot of people are asking about dates, and what dates? Love dates, but that I have to think about, but like concert dates in Europe and in Latin America. Work in progress, step by step, one thing at a time. Estamos trabajando sobre un poquito de todo. Ya tengo ganas de viajar muchísimo este año. Bueno, este año no, el próximo. Lo tenemos pendiente, no se preocupen. Le prevendite ufficiali del tour partono domani. Ragazzi, non mi lasciate solo perché stare su quel palco da solo non è bello. Un paio di notizie. TZN 2020. Perché non si chiama Accetto Miracoli questo tour? Perché il 2020, ragazzi, è l'anno dei miei 40 anni. E la cosa più bella che poteva succedermi, e non l'avrei mai detto circa 20 anni fa, è quella di poter festeggiare un traguardo così importante con voi. Sarà una grande festa. Sarà il mio compleanno, in ritardo, ma comunque sempre bellissimo, con voi. Quindi sono 40 anni dedicati alla musica, quasi 20 di carriera, con tutti i successi. Voglio sentirvi cantare dalla prima all'ultima. Chiaramente ci saranno anche dei brani del nuovo disco, però voglio che il tour estivo sia la nostra festa. Voglio che voi mi accompagniate nel mio compleanno, nell'anno del mio compleanno, l'anno dei 40 anni. Ragazzi, sono 40! Lo so che voi siete giovani, ma io ho 40 anni. I'm 40 years old, so I want to celebrate that thing, ok? Let's do that. Cosa c'è? Domande? Il mio compleanno è a febbraio, ma lo festeggiamo, quindi sarà un tour di tante cose, tantissime cose. Ho ancora novità, ma se avete domande io posso anche rispondere, eh. Io qualcosa vedo, fai più musica in portoghese, potrei, sì, in effetti potrei. Ok, parliamo di, e questo lo farò in tre lingue perché molte persone verranno. Inghilterra, vai? Non dico altro. Meeting, Silvia mi chiede meeting. Fan club meeting, è il meeting del Club de Fans. 20 di novembre, 20 novembre Milano, 20 di novembre Milano, 20th of November Milan, the fan club meeting, el 20 de noviembre, nos vemos en Milán. Va a ser un día muy especial, esto seguro se lo voy a decir, porque prima di tutto ascolterete il disco nuovo in anteprima. So, as usual, we're going to listen to the album in advance. Vamos a escuchar todas las canciones nuevas pues antes della release dell'album. E sarà un giorno molto speciale. Sto preparando una bella sorpresa per il meeting del fan club. Segnatevelo, 20 novembre. 20 novembre, Milano. La location è ancora segreta, ma è una location molto centrale. Grazie, leggo persone che già hanno provveduto ad acquistare i biglietti perché ovviamente le prevendite con Intesa San Paolo sono iniziate qualche giorno fa. Vi ringrazio perché abbiamo già veramente collezionato dei bei numeri, ma insomma da domani i biglietti sono assolutamente disponibili. Il video! I know you're dying to see the new video, so I'm gonna show it to you right now! Eccolo, no. Non posso farvelo vedere, ma il video uscirà la prossima settimana, scritto, ideato da me e ideato da me, ma con l'aiuto di Gaetano Morbioli. Il video ovviamente è frutto della magia di Gaetano, uscirà la settimana prossima. Uscirà la settimana prossima. Buona cattiva sorte, buona mala suerte, the video out next week. Ginevra, mi chiedono tutte le date extra italiane in questo momento non ci sono. Bari ci sei? Sì, ci sono a Bari. Abbiamo già detto che purtroppo non sappiamo quando sarà la data. La data sappiamo qual è, mi state confondendo. Non sappiamo quale sarà la location perché. Ok. Prossimo singolo. Tra l'altro adesso sto per registrare
di nuovo la voce di uno dei singoli che in mezzo a questo inverno, però non vi posso fare vedere il testo, in mezzo a, basta, non vi posso fare vedere il testo. Ma non ho detto che quello sarà il prossimo singolo, non posso dirvi quale sarà il prossimo singolo. It's not gonna be able, you're not gonna know what next single is gonna be, ok? Bevo del caffè, così non vi rivelo più niente. C'è qualche fan di Shawn Mendes? Ci stavamo divertendo con Marco a cantare Shawn Mendes. Ci sono... Devo coprire la marca. Tanto l'avete vista. Che hai fatto? Nessun fan di Shawn Mendes online? Vi siete offesi, fan di Shawn? Quale canzone vi piacerebbe ascoltare? Non mia. Magari ci proviamo oggi. Do you want me to sing something that's not from my song list? Si quieren alguna canción que no sea mía? Pues podríamos improvisar. Quién sabe. Ci stupirai con effetti speciali. Mi si chiede, il tour sarà molto divertente, sarà una grande festa, la scaletta, ragazzi, non mancherà nulla, sarà una festa in quanto tale, sarà un album di ricordi con tutte le cose che ci hanno unito fino ad ora. Mi si chiede di Emma è una ragazza che ho avuto la possibilità di conoscere a Los Angeles quando è venuta qui, non avevo mai passato del tempo con lei, è una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto in vita mia, oltre ad essere una bravissima artista. Ieri sera ho avuto la fortuna di conoscere Matteo Bocelli, il figlio di Andrea, e mi dispiace doverlo descrivere come il figlio di Andrea perché è una persona assolutamente meravigliosa, a prescindere dalla bellissima relazione che ha con suo padre, sarà un grande artista. Who's gonna go see Bocelli on Tuesday or Wednesday here in LA? It's gonna be amazing. I had dinner with Matteo yesterday. He's such an amazing guy. En español, ya saludos, Argentina, Perú. Ti amo anch'io. English, please. What do you want me to say in English? Whatever. I'm open. Ask for something. Duetti, featuring, collaboration, collabs. Sì. Yes, sì. Ma non posso dirvi nulla. Non posso assolutamente dirvi nulla sulle collaborazioni. Il video la settimana prossima, meeting del fan club il 20 di novembre. Domande sul tour? È chiaro quello che è successo, è chiaro il motivo per il quale Bari ancora non è segnalata e anche Bologna non c'è perché purtroppo non c'è stato concesso. Però, oh ragazzi, Bologna non si tocca. Che Mexico è mi corazon, un beso. Dopo One Republic mi piacerebbe una collaborazione con Imagine Dragons, anche a me piacerebbe una collaborazione con Imagine Dragons. Ho provato a contattarli ma sono veramente molto impegnati in questo periodo. Imagine Dragons is one of the best bands in the world right now. Ed Sheeran, canta Ed Sheeran. Tanto i baresi vengono a Milano, no, i baresi devono andare a Bari. Ed Sheeran, ce l'abbiamo Ed Sheeran? Wow, oddio. Cosa di Ed Sheeran? Cosa volete cantare? Io non c'ho niente pronto, eh. Ed Sheeran cosa? Devo parlare in spagnolo per farmi salutare? No. Con Beyoncé, anche a me piacerebbe Beyoncé. Taylor Swift, anche mi piacerebbe. Ma non... You're not guessing, you're far. Cold. Acqua. Non avete assolutamente indovinato i featuring. No collaborations. Have been guessed. Mi dispiace, ragazzi. Dai, proviamo a cantare un Ed Sheeran. L'ultima, I don't care. Il problema è che adesso io, I don't know the lyrics, so I'm googling the lyrics, sto cercando il testo di I don't care di Ed Sheeran. Marco, come la facciamo? In do? Cos'è sì, quello? No, un po' qua. Fa, dammi un... Che sei qua? Metti un... No, ritmica non ce la fai. Ragazzi, questo è un disastro, un disastro waiting to happen. Non mi dite niente, don't criticize me if I don't know the lyrics. Wait, I don't care. Well, let's just start. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a sippin' tie at.
the rift and puts it at the back. Nobody's even looking me in my eyes. You take my hand, finish my drink, and shall we dance? Oh yeah, you know what I did, I have to tell you. You make it better like that. Don't think I fit it at this party. Everyone got so much to say. Oh yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit it? I don't care, and I'm in my fate, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care, as long as you just hold me near. You can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody. Deal with the bad night when I'm with my baby, yeah. Basta ragazzi, che questo non l'ho proprio preparato. Io non lo so, penso che se Ed Sheeran non fa canzoni nuove, io non saprò più cosa cantare. Scusa, I'm sorry, we just improvise, but that's the good thing about Instagram Direct. Grazie Marco. Hey. È un santo proprio, riesce a inventare cose assurde. 2-3 minuti, poi vi lascio andare. How's the weather like in wherever you are? Qual è il... che tempo fa? Boh, domande nuove. Qualcuno verrà a... Ridete, state ridendo di me del fatto che dovessi leggere le parole su Google. Vabbè. Succede, me muero por lo que estoy haciendo. Pero improvisar es lo que me gusta hacer. Estamos aquí es direct. Who's gonna show up at the tour? So el tour da domani vorresti improvvisare gli esami di maturità? Beh, quelli sono un po' difficili da improvvisare. Nos vemos el 20 de noviembre para el meeting del Club de Fans. Moltissime, sarà una bella giornata. It's gonna be a beautiful, wonderful day. Maurizio Borbone sarà sempre lì a gestire lo show e l'intrattenimento. Ci divertiremo. Germania, Brasil, un saluto a Brasil. Lo siento che non puedo hablar portugués, lo voy a volver a aprender un poquito, pero nos entendemos en español también. Ma lo so, l'amore degli amici brasiliani è una cosa che mi strappa il cuore, è meravigliosa. Io non vedo l'ora di tornare a Brasil, a Colombia, New York City. When you come to New York, NYC, there's a plan. Roma. Ragazzi, mi sa che vi ho detto tutto. Video prossima settimana. Zurigo, ci sarà anche Zurigo, non vi preoccupate. Te queremos en México, yo quiero a México, ya lo saben, que es un pedazo de mi corazón. Napoli quando? Ragazzi, leggete le date, ci sono. Napoli, c'è già il calendario. Ora mi dovete far andare a controllare il calendario. È su tutto il web il calendario. Adesso ve le ricordo, così la smettete di fare distratti. Calendario, ok. Roma, no, al contrario le sto dicendo. Lignano 30 maggio, Milano 5 di giugno, Torino 11 giugno, Padova 14 giugno, Firenze 17 giugno, Ancona 20 giugno, Napoli 24 giugno, per la prima volta al San Paolo, ce l'abbiamo fatta! Finalmente, grazie alla città di Napoli che ci ha dato la possibilità, che ci ha concesso questo meraviglioso stadio, non vedo l'ora. Messina il 27 di giugno, Bari per il 3 luglio, non si sa ancora la location, stiamo aspettando le concessioni dalla città di Bari, ma ci sarà la data di Bari. Modena il 7 luglio, l'11 Cagliari, quindi Sardegna, non mi chiedete, vieni in Sardegna, veniamo in Sardegna. Roma il 15 di luglio. Sarà una festa, 2020, l'anno dei miei 40 anni, ragazzi. Sono arrivati anche per me, per fortuna.
E il tour estivo sarà questo, sarà una festa di compleanno con tutti, con tutte le nostre foto ricordo, perché sono solo nostre e il modo migliore per... Perché non vieni a Verona? Perché l'arena di Verona è un po' piccola per la produzione che dobbiamo portare in tour, quindi non si può montare quel tipo di palco che avremo nell'arena di Verona, ma l'arena insomma è meravigliosa, non è che non ce la siamo assolutamente dimenticata. I love you so much, gotta go, boy, già voi, già stan cansato di me, già lo sei. E ragazzi, vi voglio bene, ci sarà sicuramente un'altra Instagram Direct molto presto. Da domani i biglietti sono disponibili. Oh, io vi aspetto perché ci sarà da divertirsi. Settimana prossima piena di novità, ma ne parleremo piano piano. Mi sto divertendo molto, mi piace leggervi tutti, vi voglio bene, buon resto di domenica, have a great Sunday if you're on this side of the world, si sta in Europa, buenas noches, buonanotte, have a good night, ragazzi vi voglio bene, ciao!